Un comizio repubblicano è stato indetto a Roma in seguito all'abdicazione di Vittorio Emanuele III dai tre partiti di massa, dalla Confederazione Generale del Lavoro, dal Partito Repubblicano e dagli azionisti. Piazza del Popolo era quasi tutta gremita di lavoratori che avevano rinunciato al salario per intervenire alla manifestazione. Sette oratori si sono succeduti alla tribuna, tra cui, oltre a Giuseppe Saragat, all'avvocato Comandini e al generale Azzi, il ministro Scocci-Marro per i comunisti. Oreste Lizzadri, a nome della Confederazione Generale del Lavoro, chiude con brevi parole la riunione. Gli intervenuti si sono poi recati in ordine perfetto al Viminale per esprimere la loro solidarietà al governo.